facciamo anche noi. Ciao ragazzi, allora questo è un video che vi dovevo fare da tanto tempo, che avevo promesso, che mi avete richiesto e che io naturalmente ho trascurato di fare, ma non per volontà, ma proprio perché non ho avuto un attimo di tempo in questi giorni. Allora, si tratta di acquisti fatti nell'ambito, diciamo, della moda, quindi acquisti modaioli, anche se come sapete non è un termine che mi piace utilizzare, comunque sono acquisti low cost anche nel settore abbigliamento. Voi sapete che io sono molto favorevole al low cost e vi dirò di più, sono favorevole soprattutto nell'ambito dell'abbigliamento perché compro raramente cose costose perché comunque la moda cambia, a me piace cambiare e quindi sinceramente andare a spendere un sacco di soldi per poi magari scocciarmi di una cosa dopo due mesi non mi va. Quindi io penso che comunque se si ha gusto, se si ha la capacità di portare le cose, non è necessario spendere un botto di soldi per comunque trovare delle cose carinissime. Vi faccio vedere quello che ho trovato io di recente, le cose che sono più carine, perché poi ho fatto anche altri acquisti, ma ultimamente i miei acquisti si dirigono soprattutto verso, diciamo, il settore dello sport, perché comunque pratico molto sport, sto molto tempo in palestra e quindi magari compro sia calze, scarpe che abbigliamento per la palestra. Ma naturalmente devo uscire qualche volta, quindi ho trovato delle cosine molto carine e ve le voglio mostrare. Allora, per quanto riguarda qualche accessorio, per esempio, che vi volevo far vedere, ho trovato in un negozietto cinese vicino casa a soli 2 euro questi bellissimi orecchini verde acqua, che praticamente costano soltanto 2 euro e ho preso sia questo colore, il verde acqua, che il color corallo. Quelli corallo però li ho prestati a mia sorella ieri sera e adesso non li ho qui. Comunque sono davvero carini. Olè. Sempre nell'ambito degli accessori, anche se questo è facilmente riproducibile a mano, però per 1 euro l'ho voluto comprare, l'ho comprato anche a mio nipote, uguale, bianco, e questo elastichino, vedete, con questo fiocchetto, quindi con questo foulard, che è a pois, multicolor, che resta praticamente molto morbido, quindi nel momento in cui si fa la coda, vedete com'è carino, resta il fiocchettino, resta fuori, quindi dà un effetto molto particolare, molto carino, è costato soltanto 1 euro, anche se vi ripeto è riproducibile facilmente secondo me, però per 1 euro sinceramente vale la pena di prenderlo. Una cosa di cui vado molto fiera è questa, che ho pagato soltanto 18 euro, a parte questo corpettino qui con le farfalline, vedete quanto è carino, molto carino, tutto fatto con le farfalle. Questo l'ho pagato 8 euro, sempre in questo negozietto di cinesi, e poi questa, da abbinare o a questo stesso top o comunque a cosa si vuole, l'ho pagata 18 euro ed è una giacca bellissima con la stampa interna a righe, oddio sfarfalla tutto. Il risvoltino uguale nella manica, la manica a 3/4, la indosso nonostante faccia un caldo assurdo. Molto carina, che dite? Molto ben fatta tra l'altro, sia come cuciture che come tessuto, è molto fresco il cotone, tra l'altro è made in Italy, e volevo farvelo vedere, ecco qui, made in Italy. Si vede sinceramente, 18 euro una giacchina di queste, io le avevo viste all'H&M per esempio, le ho trovate un pochino più scadenti come tessuto rispetto a queste, l'ho comprata sempre da questa mia amica cinese, perché adesso la posso considerare amica dato che veramente mi conosce bene e ci intendiamo tra di noi, quindi è lei stessa che mi consiglia quali sono le cose di qualità e quelle che lo sono di meno, anche se comunque ormai ho sviluppato una sorta di occhio. Poi ho preso questa qui, mi è piaciuta tanto veramente, ed è, non si vede, ed è con questa scollatura qui dietro che mi piace tanto, è una delle mie scollature preferite, è una canotta che praticamente scende giù un pochino più larga, anche questo mi piace tanto, quindi alla fine, verso la fine si allarga un pochino, può essere messa al di sotto di cardigan, e io per metterla sopra ho preso questo qui che ci sta davvero bene.
e anche questo è molto particolare, vedete, ha praticamente il dietro fatto in pizzo e poi le manichine sempre a tre quarti con i bottoni, bottoni in madreperla, molto carini anche questi, e poi praticamente è, faccio vedere anche questo qui ormai che ci sono, vedete, è praticamente fatto tipo scende un pochino più lungo dai lati, è stretto stretto invece qui in vita, e dietro ha, spero che si veda, questo motivo in pizzo. Mi sto facendo una sauna perché vi giuro che fa un caldo oggi, si potrebbe andare a mare. Non ho possibilità di andarci, se no altrimenti veramente ci andrei. Poi, questa mi è piaciuta tanto tanto tanto, veramente non potevo non prenderla. È costata 9 euro, è molto particolare, guardate che meraviglia che è questa maglietta, questa canotta, scusate. Allora, guardate, è davvero particolare, è piena di glitter verdi. E poi ha queste applicazioni qui, che mi ricordano tantissimo le maglie di Fornarina, che come sapete, o se non lo sapete ve lo dico, è una di quelle marche per cui a volte spendo dei soldi, perché effettivamente è la mia marca preferita, ha cose molto particolari e molto nei miei gusti, molto, molto nelle mie corde, e quindi è la mia marca preferita. E questa maglietta me l'ha ricordata tantissimo, quindi questa canotta me l'ha ricordata tantissimo, ha queste rouge qui in vita, quindi al di sotto del seno, che la rendono un pochino più svasata sotto, anche questa è monospalla, anche le canotte monospalla mi piacciono un sacco, e davvero la trovo particolare e carinissima. Questa un pochino più easy, ma anch'essa molto carina, anche questa monospalla, e qua c'è scritto, c'è questa stampa davanti, a me piacciono queste stampe così ragazzi, un po' kitsch, mi piacciono tantissimo. C'è praticamente, è una macchina fotografica se non sbaglio, e c'è scritto no picture please, ed è un color corallo molto molto bello. Poi per finire questa. Questa qui mi pare di averla pagata anche 8 euro ed è un pochino più elegante, molto più carina addosso che così vista soltanto, mostrata. È, sì, 8 euro, c'è la targhetta, e sta molto molto larga qui, in questo modo, vedete. Ecco, sta proprio come la vedete adesso, molto blusata, poi stretta in vita, e le maniche stanno a tre quarti e sono trasparenti, vedete, è molto molto carina, è un pochino più elegante. Questa la metto per esempio con un tubino nero fino al ginocchio e fa un effetto proprio vestitino molto molto carino, e anche questa mi è piaciuta tanto. In questo periodo sono in fissa con il colore verde acqua, mi piace tantissimo davvero, lo compro tutto di questo colore. A proposito, vi volevo mostrare questo che inserisco qui, anche se poi voglio fare un haul comunque di acquisti nel settore make up, ed è questo colore qui di pupa, aiuto, che è l'unica cosa che ho preso della collezione Jeans and Roses, ed è questo, davvero molto particolare, è il numero 2, ragazzi ve lo consiglio perché è un colore diverso, diverso davvero dagli altri, è un verde acqua molto bello che può essere utilizzato sia come semplice illuminante, poi bagnato assume un colore molto più pieno, e sinceramente davvero veramente bellissimo, un po' metallico anche, non so se vedete. Questo ve lo consiglio se lo trovate prima che finisca, perché è davvero carino. Ah, ultima cosa che ho comprato, questo qui, anche questo mi è colpito tanto, ne prenderò un altro perché ce n'erano di altri colori, ed è un cerchiettino a forma di treccia, questo l'ho pagato addirittura 1 euro, un cerchiettino a forma di treccia, che davvero messo così nei capelli davvero dà un qualcosa in più all'acconciatura semplice, quindi rende un qualcosa di particolare senza fare molto sforzo, quindi come al solito minima spesa, ottima resa. Ragazzi, io vi mando un grandissimo bacio, spero di tornare presto, spero di avere più tempo come ne avevo prima, però grazie a Dio non ce l'ho, vuol dire che sono impegnata sinceramente con i tempi che corrono meglio così. Vi mando un grande grande bacio, vi penso sempre, al prossimo video, ciao ciao.